Che ne banco a Nereto la vicenda legata al concorso per il comandante dei vigili urbani, sindaco Lorenzi? Proviamo a chiarire tutta questa vicenda. Sì, mi preme chiarirla. Allora, dopo la costituzione in giudizio, quindi la delibera di giunta, ci sono state delle valutazioni da parte dello studio legale Scarpantoni, che poi ci ha rimesso un parere. E acquisito il parere, la giunta comunale ha deciso, a mio avviso è stata una decisione ottima, che tutela l'amministrazione e il comune di Nereto, di revocare la delibera di costituzione in giudizio al TAR. Naturalmente, a seguito di questo indirizzo amministrativo, gli uffici comunali e nella fattispecie il dirigente, il responsabile dell'area amministrativa, di concerto con la commissione, ha proceduto a annullare la procedura concorsuale, appunto, in autotutela. Quindi non è la giunta ad aver annullato il concorso in pratica? Ma la giunta non può espletare il procedimento del concorso, inevitabilmente non può nemmeno annullarlo. Queste sono le basi del TUEL. Chi insomma dichiara o sostiene altro probabilmente deve tornare all'università e studiare. Quali saranno i prossimi passi? I prossimi passi saranno quelli di ripetere il procedimento, quindi in questo caso le due prove scritte, poi in presenza. Adesso abbiamo il protocollo ministeriale che consente l'espletamento delle prove in presenza. Io voglio anche spendere due parole per la responsabile dell'area amministrativa e anche per tutta la commissione. Se ci sono stati degli errori, questi errori sono da intendersi in assoluta buona fede. Siamo in presenza di un concorso espletato con la doppia modalità, la prima prova scritta in presenza e la seconda in videoconferenza. Ci sono state delle criticità rilevate dallo studio legale che abbiamo incaricato, e credo che sia anche un esempio positivo quello di ravvedersi e soprattutto tutelare sia i ricorrenti che hanno fatto ricorso, sia gli altri concorrenti e l'amministrazione comunale di Nereto.